Api, avviata con tanti problemi la cassa integrazione a rotazione, tra qualche giorno lo spegnimento degli ultimi apparecchi. I problemi alla raffineria Api di Falconara, iniziato infatti l'anno di chiusura e parziale riconversione dell'impianto, procedono le operazioni di spegnimento mentre si sta avviando non senza difficoltà la cassa integrazione a rotazione per i 380 dipendenti. Ne abbiamo parlato questa mattina nel corso di Buongiorno Regione con il sindacalista Daniele Paolinelli, è stato intervistato da Patrizia Ginobili. Le attività all'interno della raffineria sono terminate da un punto di vista produttivo, gli impianti sono fermi e da diversi giorni si sta procedendo alle opere di bonifica e di sistemazione delle aree degli impianti stessi al fine di renderli, come posso dire, freddi durante tutto l'arco dell'anno 2013. Abbiamo all'incirca una 60-70 persone specialmente individuate nell'arco degli impiegati in cassa integrazione, mentre invece quasi tutto il personale addetto alla parte turnistica impiegatizia, quindi prettamente operativa, è ancora alle prese con le opere di pulizia degli impianti e di raffreddamento e di messa in sicurezza degli stessi. Prevediamo che dal 1° febbraio definitivamente le maestranze entrino quasi nella massima totalità all'interno di questo periodo di cassa integrazione che ci accompagnerà per tutto l'anno. Per la prevista rotazione ci sono molte difficoltà, perché? Nella raffineria si ha una particolare difficoltà perché è chiaro che si possono facilmente sovrapporre le attività di diversi dipendenti e quindi stabilire una rotazione equa e equilibrata trova difficoltà. Però noi nell'accordo che abbiamo sottoscritto prima della fine di anno avevamo già ipotizzato una serie di incontri anche continui di monitoraggio della situazione, di monitoraggio dell'applicazione della cassa, proprio per cercare di trovare un equilibrio fra l'utilizzo della cassa e la riduzione dell'impatto che la cassa integrazione avrebbe avuto tra i lavoratori. Quindi in questo momento noi stiamo lavorando anche con una serie di incontri che faremo da qui alla prossima settimana, perché già sono calendarizzate alcune date con incontri con l'azienda, proprio per il monitoraggio e per la verifica della situazione della messa in sicurezza degli impianti. Tra un anno, secondo voi, la raffineria sarà pronta a riprendere l'attività con il reintegro, possibilmente, di tutti gli attuali 380 dipendenti? Noi nell'accordo abbiamo già stabilito che al riavvio della raffineria il personale debba rientrare tutto completamente. È chiaro che c'è una problematica che è oltre l'aspetto prettamente locale, prettamente di Falconara, che il nostro paese sta vivendo e che è legata anche al fatto che in Cina e in India sono ormai da mesi avviati impianti di produzione di benzina e gasoli che stanno immettendo nel mondo grandi quantità di prodotto a basso costo e quindi questo sta danneggiando gravemente la nostra economia.